fear I shall be. Near down where the start of me. I wander out where you can see. Inside my shirt I wait and bleed. Vi dà il benvenuto all'episodio numero 32 targato WLF Homecoming. Si parte subito con il primo match della serata, che vedrà Isma Nasa contro Will Theobald. Eccolo qui Isma Nasa, uno dei membri della New Foundation, ex campione di coppia, nonché Mr. Money in the Bank del roster verde. Dunque, insomma, si preannuncia, si prospetta un futuro brillante per questo atleta. Il suo avversario invece è una leggenda, uno che ormai ha vinto dappertutto, ha vinto ovunque. Però, insomma, un'altra vittoria magari contro Isma Nasa non gli farebbe male. Io penso che questa sera darà il massimo Will Theobald, del fenicottero nero. Un atleta che nel 2014-2015 era in vetta, ora quasi 10 anni dopo, insomma, è calato vertiginosamente. Chiaro che l'età passa per tutti e ci sono nuovi prospetti che possono fare la differenza. Però secondo me oggi vorrà dare il massimo per dimostrare che la Old Era non è finita, non è terminata. E lo stesso vorrà fare John Pranzo in quella del WLF Clash of Champions, quando incontrerà il suo, diciamo, discepolo, diciamo così, ovvero Tommy Duff. Questo è invece all'ingresso, come il fenicottero nero, un tiro banda. Beh, Will Theobald è assolutamente un atleta straordinario, spettacolare, però molte volte si basa più su questa spettacolarità, no, delle azioni, che sulla concretezza. A volte è riuscito a vincere anche titoli in questo modo, però insomma è un modo che non va, che è molto astratto, diciamo, più che concreto. Quindi di certo contro atleti magari pesanti non può darla meglio, o comunque una volta su un milione può raggiungere un obiettivo in questo modo Will Theobald. Il match inizia proprio in questo istante. Secondo me ci aspettiamo, insomma, secondo me sarà un match molto molto interessante. Ricordiamo, gli altri incontri di questa serata saranno tre, ovvero Isma contro Will Theobald, poi avremo Sixa contro Edward, in vista del match veramente annunciato 2 contro 2 tra Sixa e David Johnson, contro veramente la Evolution, l'Enigma contro l'Evolution, ovvero Edward e Viktor Orton. Poi il main event, come annunciato già settimana scorsa, Kratos, Martin Johnson e Mr. P contro il solo primo sfidante al titolo WLF, ovvero Andrew Sears. Chiaramente per Sears non sarà una bella serata. E guardate caso, Isma Nasa è stato messo in questo match da Kratos proprio per evitare magari interferenze. Però, cioè, insomma, il match è il primo della serata, quindi Isma comunque dovesse andare, sarà un match difficile questo, ripeto. Però avrà anche il tempo anche per recuperare. Non so se si farà vedere, sarà a vedere dopo anche la reazione di Andrew Sears. Insomma, se Andrew Sears veramente vorrà Isma Nasa fuori dai suoi affari, o se Isma Nasa, in quanto comunque tecnico partner, gli verrà a dare una mano. Sarà un po' a vedere, una situazione strana. Chiaramente in quella di WLF Clash of Champions la dirigenza ha annunciato come non ci saranno interferenze di qualunque, di nessun tipo. Quindi sia Andrew Sears sia Kratos, soprattutto Kratos direi, il general manager dovrà battere
Sears appunto dovranno battersi senza interferenze, comunque con le loro proprie forze. Intanto ultimo da stesso Isma Nasa, non me l'aspettavo sinceramente. Vediamo fino a quando Isma Nasa verrà messo giù, starà giù. Fino adesso l'ultimo sta dando luogo a un bel match. Ora staremo a vedere fino a quanto durerà, ripeto, perché Isma Nasa è uno che non sta quasi mai giù. E fatti subito a prendere vertical suplex. Molto molto bene Isma. Deve essere però più veloce, qui un po' lento, l'ultimo dalle spalle. Ma Isma Nasa si divincola agevolmente. Questa è la puntata numero 32 della WLF, la penultima prima di WLF Clash of Champions. Avremo settimana prossima la puntata 33 e poi tra due settimane, quindi Clash of Champions 10 giugno, ragazzi, evento imperdibile, 6 match, o meglio 5 match programmati, ma io penso anche tra John Pranzo e Tommy Duff. Attenzione, tanto Crosskill Moonsault da parte di quel Theobald, 1, 2, oh, Ismanasa c'è. Comunque sia, subito quel Theobald con queste manovre acrobatiche salta subito schienamento, però non è riuscito a metterlo giù definitivamente. Chiaramente non è una mossa d'alto impatto, quindi Theobald deve seguire molte manovre. Qui sbaglia con la Frank con l'Urra Carrana, incassa invece questa powerbomb. Deve evitare, se non, queste manovre ultime, guarda, che possono essere di facile reversal, di facile contromossa, facilmente contromanovrabili da uno come Isma Nasa, che poi è lesto sempre, no? Cioè non è uno che sta dormendo, insomma, come dicono i romani. Cioè questo qua è uno, guardate qui, exploder suplex, poi si è in movimento da parte di Isma Nasa, che ora sì che potrebbe chiudere il match con la sua powerbomb rapidissima, la scoop power slam. C'è lo schienamento di Isma Nasa, 1, 2 e 3 per un ciuffo d'erba. Ultimo qua c'è ancora, ma chiaramente non poteva decadere, non poteva abdicare in questo modo. Non è che abbia subito poi tantissimo da parte di Isma Nasa, e tre di Spagattara, ma ultimo qua la vedà agevolmente lanciandolo all'angolo. Ed ora è Theobald ad andare con una mossa spettacolare. Attenzione, lo conosco, da qui vorrà fare il torpedo di DT, la sua torpedo di DT. Ah sì, fa segno, che legnata ragazzi. Il pubblico dice questo è magnifico, d'altronde hanno ragione. Theobald sta vestendo il wrestling con gli abiti da sera, sta dimostrando come questo sport spettacolo sia davvero tale. Mamma mia ragazzi, che incontro fino adesso, un bellissimo match, devo dire la verità, soprattutto grazie a Will Theobald. È chiaro che Isma Nasa ovviamente è anche un po' preoccupato, no, per la condizione del suo amico Andrew Sears. Qua non è un ottimo periodo di forma, diciamo la verità, ha perso molte volte, specialmente contro il Cross Order. E mentre Sears ha differenza, attenzione, è spaccato nel volo, incredibile qui Isma Nasa, che tecnica difficilissima da eseguire, ma lui ce l'ha fatta. 1, 2, 2, sì, no, come no, oddio ragazzi, qui l'ultimo si salva. Infatti anche Isma Nasa non ci crede, dice non è possibile, la mia mossa migliore annullata in poche parole. Mamma mia ragazzi, infatti stavo dicendo sì c'è lo schermetto, invece no. Cioè non c'è lo schermetto. L'ultimo che fa qui una spallata e poi salsa flip power bomb. Mamma mia, Dio, guarda, veramente un gran match, una grande performance comunque da parte di entrambi, perché anche dopo la torpedo di T, anche Isma Nasa sta dimostrando che di essere un atleta completo. Poi ancora suplex, bel match per aprire le danze qui in WLF. Avremo solo 3 match e restano programmando anche 2 contro 2, poi probabilmente sta annullato per, forse non so per quale motivo ora, però probabilmente per la mancanza di Divas, per problemi anche di salute probabilmente, no? Comunque staremo a vedere. Comunque si è annunciato il rematch tra Alexander Lindblade e quella di Clash of Champions. Attenzione, backslide driver, mamma mia ragazzi, di Will Theobald, che passione anche con lo standing crosscrew moonsault. Che mossa qui, 1, 2 e 2. Stavolta invece vicinissimo al conteggio di 3 c'è andato Will Theobald. Isma Nasa ha rischiato dannatamente tanto. Il match comunque è di apprezzabile fattura. Qui intanto Northern Suplex non riesce a tenere giù, ma comunque una ottima mossa la sua.
il ragazzo di Tulsa sta dimostrando che l'Old Era non è affatto terminata. Poi vedrà le corde, rientra in ring, che sbaglia tutto. Errore di valutazione, in casa il backdrop di Ismanasa, che ora sì che può essere pronta a chiudere, forse con il suo con il suo comeback. Pensavo di inverter backbreaker, invece no, c'è il comeback, calf kick di nuovo, e poi andrà a segno, eh sì, con la sua front over neckbreaker eseguita perfettamente. Ed ora penso ci sia un'altra su power slam, no, cambia idea, fa molto bene perché l'ultimo non può aspettarsi questo inverted backbreaker. 1, 2 e 3, no, ancora una volta non basta. Qui l'ultimo rischia dannatamente tanto, ragazzi. Attenzione, standing cutter, allora dal nulla una sorta di Isma cutter, la cutter di ultimo che però non lo chiude. È il momento di Theobald, questo incredibile. Dovesse vincere sarebbe una disfatta per Ismanasa, non perché l'atleta è minore, ma perché Ismanasa insomma è da un bel periodo che non riesce a vincere dopo tutte le vittorie iniziali. Vediamo intanto, mamma mia, crossbody pazzesco, e poi Bulldog messa a segno da Will Theobald, che va a segno per la terza volta con il crossbody, è la terza volta che la segue. 1, 2, oh mamma mia, ragazzi, non basta neanche dopo una terza volta, non basta per chiudere Ismanasa, che oggi è qui per vincere, è chiaro. E attenzione, Shirelli, o salita del sole, la mossa che segue Andy Turner, ma senza schienamento, non prova, va dal paletto. Cosa ha intenzione di fare? Ma Ismanasa si rialza. Qui ultimo da errore di valutazione. Però gran match il suo, devo dire la verità, un gran match il suo. Attenzione, Aeroship contro Theobald, ma Ismanasa non è lì a correre le biciclette. Theobald reagisce molto bene, dropkick non benissimo, è abbastanza fiacco adesso Theobald, d'altronde non è più quello giovanotto di una volta, 10 anni fa. Ora l'Italia si fa sentire, poi utilizza uno stile che per uno di sopra 40 anni non è che faccia molto bene. Attenzione però, backstand driver, incredibile. 1, 2 e 3, no, l'arbitro dice che è solo 2, però mi sembrava che avesse toccato, ma da rivedere questa circostanza. Con qualsiasi Ismanasa si rialza, qui l'ultimo quando si è perso il bicchiere d'acqua, c'è il vertical super forse, vediamo se il reversal to rush al tutto, non riesce, e penso che adesso sia veramente la fine per Ultiovad, che ci ha provato, dobbiamo dargli in atto, però non è bastato perché ora Ultiovad, sì scusate, Ismanasa è pronto per l'ennesimo inverter backbreaker, il secondo del match e penso anche quello definitivo. C'è lo schieramento, 1, 2 e 3. Beh, come la previsione, Ismanasa batte Ultiovad, ma dopo molta sofferenza, un match sofferto il suo, forse in quanto a mosse anche meglio Ultiovad, però guardate qua la tecnica di Ismanasa, davvero pazzesco questo exploder suplex. Poi entra nel ring, forse ci vanno a vedere anche l'Isma Cutter. Eh sì, eccola qui, è riuscito di poco, un vittore che non se l'aspettava. Isma Cutter, out of nowhere, insomma. E poi qui attenzione, Black Driver, bellissima questa tecnica di Wiltover, ma non è bastata bastevole per chiudere il match. Qui vediamo, forse va anche toccato, ma effettivamente Ismanasa va sollevato il braccio, poi qua, insomma, dopo una serie di colpi durissimi alla schiena, al braccio, a parte dall'altra, ultimo è viene rialzato per essere fatto poi oggetto di un bel inverted backbreaker, una delle sue trademark moves. In questa mossa termina il match. Ismanasa riesce a vincere il match. Torniamo tra poco, ragazzi. Era Gian Pranzo che sta lì a sul ring. I'll remember you telling me.
qui voltiamo pagina perché Gian Pranzo si sta facendo, insomma, sta facendo il suo ingresso nel ring. Settimana scorsa è stato aggredito vigliaccamente da Tommy Duff dopo il suo match contro Franco Palmieri. Il wrestling sappiamo che non è uno che si lascia trattare in questo modo. È uno dell'old era, della vecchia era. È uno che, insomma, se gli manchi di rispetto, beh, te la fa pagare. Tommy Duff si è comportato anche un po' in maniera scellerata, secondo me un po' troppo. Però dobbiamo dire la verità che a questo punto il match tra i due sembra inevitabile. Anche per una questione secondo me di rispetto, magari dovessi vincere Tommy Duff, Gian Pranzo gli farebbe fare da manager o viceversa, senza nessun problema. Adesso i problemi sono troppi perché Tommy Duff sin dall'inizio ha mostrato molta... sarà molto restio, no? Ad avere un manager come Gian Pranzo, ma non tanto perché Gian Pranzo, perché proprio Tommy Duff non credeva di averne bisogno. Invece la dirigenza gli ha appunto affibbiato Gian Pranzo come manager, che non è niente male, eh. E invece Tommy Duff, insomma, non ha, insomma, insiste sul fatto di non averne bisogno. A questo punto le cose qui nel mondo del wrestling poi si risolvono sul ring. Il match non è stato ancora ufficializzato, però è come se già lo fosse. Veramente ne vedremo stasera, perché Gian Pranzo si rivolgerà al pubblico WLF e probabilmente invocherà anche la presenza di Tommy Duff, conoscendolo, eh. Una situazione che deve essere colmata, come direbbe qualcuno. Sono sicuramente una parte di show molto importante. Poi avremo il match tra Six e Edward e poi il match tra la New Evolution e il povero Andrew Sears, che sarà da solo. Sarà a vedere cosa dirà Isma al riguardo. Eh sì, lo sappiamo cosa accade. Insomma, si sta rivolgendo chiaramente, senza alcun dubbio, a Tommy Duff. E beh, gli sta annunciando veramente una sfida. Gli vuol dare una lezione. Il 10 giugno a Clash of Champions. Vediamo se Tommy Duff si farà vedere. Sono pronto a scommettere che in qualche modo verrà qui. Speriamo senza un attacco. Quel modo gli creerebbe guerra all'istante. Però spero che non ha... E segue un attacco brutale come ha fatto settimana scorsa, no? Alle spalle, sangue freddo, ai danni del Best King. Eccolo qui, ritorna la sua theme song. Tommy Duff è pronto a effettuare il suo ingresso nel ring. Prima però se la gode. Beh, sa che questa è una faida che interessa molti, eh. Perché battere Gian Pranzo in un evento così importante come Clash of Champions gli darebbe... Davvero gli darebbe molto, forse anche più del previsto, secondo me. Non dico che lo proietterebbe poi il titolo WLF direttamente, però è chiaro che un match del genere lo vinci e resti sulla bocca di tutti, in maniera positiva, chiaramente. Quindi sono pronto a scommettere che Tommy Duff farà di tutto per di accettare questo match. Deve solo dire sì. Però io penso che ormai, che dica sì o che dica no, il match alla dirigenza glielo farà fare, perché dai, sono ai ferri corti da troppo tempo, ormai da un paio di mesi, quindi è chiaro che il match si farà. Tommy Duff, che ha partecipato due mesi fa all'Elimination Chamber, appunto alla Elimination Chamber match valevole per il titolo di campione WF, un titolo che aveva vinto Andrew Sears, ma poi 5 minuti dopo, durante i festeggiamenti di Andrew Sears, Kratos ne ha approfittato per esercitare la sua clausola di rematch. Certo che Oddi lì si è comportato in maniera strana, perché Oddi è sempre stato un beniamino del pubblico, uno che, insomma, dà rispetto alla... insomma, secondo lui rispetto alla base di tutto, però poi ha fatto questa cosa molto strana. Secondo me, sotto anche pressione di alcuni membri della dirigenza, ha permesso a Kratos di esercitare il suo rematch quando Andrew Sears era veramente al settimo cielo. E qui Tommy Duff quasi sbeffeggia con questi atteggiamenti Gian Pranzo, che rimane lì fuori, ma probabilmente tra qualche istante entrerà nel ring. Ci aspetta una bella conversazione tra questi due, eh? Tra allievo e mentore. Qui Tommy Duff gli sta ricordando cosa significa quella parola.
e va subito al sodo. Tommy Duff dunque accetta immediatamente la sfida, ma d'altronde era chiaro che l'avrebbe fatto. Era chiaro, e Gian Pranzo dice, beh, ovviamente controbatte con le sue parole. Attenzione! E stavolta è il Best King a prendersi l'ultima parola con questo attacco di Re Vigliacco, perché comunque Tommy Duff sta ancora parlando. Eh beh, ha attaccato nello stesso modo con cui Tommy Duff l'aveva fatto settimana scorsa. Beh, tra poco invece assisteremo a un match molto molto interessante per una primissima, in quanto Six accompagnato da Levi Johnson affronterà un Edward che probabilmente sarà anche egli accompagnato da Viktor Orton. Dunque un match molto molto interessante, sarà a vedere come andrà a finire. Poi me ne diventa Sears contro l'intera New Evolution, mamma mia ragazzi. Eh già, saremo a vedere come andrà a finire la serata. Io mi aspetto molto però dal match tra Six e Edward. Torniamo tra poco ragazzi, vi lascio agli ingressi. Six ed eccolo qui Edward, siamo tutti pronti per lasciare stare gli ingressi davvero molto spettacolari. Victor accompagna Edward e Six viene accompagnato invece da David Johnson. Chiaramente i due team si affronteranno in quelli di Clash of Champions e a quanto pare ci sarà una number contendership ai titoli di coppia che verranno difesi a Payback. Dunque il crossover sarà vedrà o contro la New, contro l'Old Evolution o parte della Old Evolution formata da Victor Orton e Edward, o dall'Enigma 2.0 formati da David Johnson e Six. Beh, sicuramente sarà un match inedito in entrambi i casi a Payback. Non so se il match verrà nel pre-show, comunque sia sarà un match interessantissimo in entrambi i casi. Io però spero che l'Enigma riescano a battere l'Old Evolution, perché alla fine l'Enigma gli vedrebbe bene magari contro il crossover. Saremo a vedere però. Qui tanto Six vuole avere la meglio con questa Hurricane Run, eseguita perfettamente da Andy Edward. Davvero pregevole la sua tecnica. Devo dire la verità, Six
quando è, da quando è tornato, veramente ci sta mostrando tutto il suo arsenale di manovre che è nettamente migliorato. Ancora Ryan Rana. Six, anche David Jones è rimasto, secondo me, molto allibito, davvero allibito dal suo ritorno e da come è tornato, perché non solo l'ha salvato, ma poi ha dimostrato anche settimana scorsa di saperci fare. Oggi però un match 1-on-1 contro una leggenda del ring come Edward, di certo batterlo significherebbe molto per David Jones e per l'Enigma stessi, e anche molto negativamente sono per Viktor Orton, perché insomma perdere ora non ti fa salire in morale per il match tra due settimane. Ed attenzione, attenzione, perché a quanto pare settimana prossima David Johnson e Viktor Orton si affronteranno per una, per la bella praticamente, perché all'Elimination Chamber Viktor Orton l'ha battuto, però due settimane dopo David Johnson è riuscito a sconfiggere Viktor Orton pareggiando i conti, e da lì che poi è tornato Edward e poi anche Six. Intanto questa stanza flip powerbomb davvero pregevole, la mossa del cavaliere del vento, del guerriero del vento. Mamma mia ragazzi, questo lottatore è veramente qualcosa di incredibile, Six. Poi ancora attenzione che può fare una powerbomb, forse all'yupo. Edward sta rischiando veramente di ghigliottinarsi con la corda superiore, però Six domina il match. Edward non mi sembra proprio in forma, sinceramente, o almeno non è entrato nel match convinto. E invece Six fa subito il segno con la Whisper in the Wind, può già chiudere, sussurro nel vento, 1, 2, no! Edward si divincola con un kick out, ma a fatica the game è messo alle strette. E attenzione, ora attacca lui, tocca a lui reagire chiaramente. Arship su Six e poi una serie di spallate stile football, shoulder block on the corner e poi ancora una alley oop. Mamma mia, stavolta è lui e Six dovrà incassare. E attenzione, incassa anche la Spinebuster Slam, c'è lo schieramento su Six che rischia stavolta. 1, 2, niente da fare, però il match prosegue e ora Edward a mettersi male tra capelli. Insomma ragazzi, Edward adesso però sta riprendendo fiducia, devo dire la verità. Sidewalk Slam, che mostra, schiacciata del marciapiede come direbbe Andrea Chester. E attenzione perché Six è messo ai ferri corti, ora sì che il Johnson potrebbe vedere il suo amico capitolare. Deve intervenire David Johnson. Qui tanto David Johnson, Edward che fa? Che fa Edward? Oh mio Dio! Vuole una Evroning DDT, una DDT dritta sullo spigolo. Oh, l'ha inchiodato qua. Se fossi in Edward opterei anche per uno schieramento, per un conteggio fuori. E invece lo va a prendere, lo fa cozzare contro le transenne. Che legnata ragazzi. E poi lo ributta sul ring, forse vuole vincere subito, lo strangola addirittura. David Johnson deve soltanto rimanere a guardare se non vuole che il match finisca per squalifica. Eh già, attenzione intanto Edward, mamma mia, serie di colpi. Qua forse è pronto per il pedigree Edward. Forse è pronto, no? Snapper non se la sente ancora, forse sa che Six non è ancora maturo per un eventuale schieramento definitivo. Però la qui dà il tempo a Six di riprendersi. Edward lo va a prendere, airship all'angolo. Attenzione ancora, forse alle yob bomb di nuovo. E no, stavolta cambia idea e fa molto bene. Beh, meglio sempre cambiare strategia, no? Come diceva qualcuno. Attenzione, Edward è pronto, si è lo carica, forse però forse spara tutto invece. C'è German Suplex di Six. Che ora sì che è pronto a chiudere. Lo conosco troppo bene, questa Six è un'occasione che non se la lascerà sfuggire. Vediamo che mossa specialmente andrà a chiudere con la sua Sanctum Bomb, con la Six Explosion. E invece no, sta facendo con questo, questa sorta di Dragon Shot, una mossa stranissima la sua, incredibile. C'è lo schieramento, 1, 2 e 3. Six con una ginocchiata in salto a distanza ravvicinata, forse anche più veloce della Dragon Shot, riesce a vincere. Che mossa quella di Six. Risuona l'attenzione dell'Enigma, sarà vittoria di Six, ma forse anche più dell'Enigma stessi. Mamma mia ragazzi, sarà un bel match, devo dire il match non è durato molto, 6-7 minuti, però
match molto intenso dalla prima all'ultima fase. Six dunque porta un punto in più all'Enigma, ma chiaramente il match più importante, anche perché verrà per la non contendership a titolo di coppia del Grand Divisia Payback al Crossover. Sarà Clash of Champions, dunque il match più importante sarà quello del 10 giugno. Six esulta con Dave Johnson che è lì all'esterno del ring a lasciarli applaudire la sua performance. Pronti dunque al nostro nuovo evento 3 contro 1, la New Evolution al completo, il campione WLF Kratos, Martin Johnson e Mr. P contro il primo sfidante al titolo WLF, ovvero Andrew Sears, che dunque non ha voluto Isma Nasa, abbiamo visto nel segmento precedente, non ha voluto Isma Nasa al suo angolo e a questo punto dovrà fare tutto da solo. Isma Nasa di certo non l'avrà preso bene. E come se Andrew Sears, da quando si è diventato un numero contender dopo l'Unicio Chamber, vuole fare le cose da solo. E secondo me è proprio da quel momento che la New Foundation ha veramente perso i titoli. Cioè, da quando hanno perso i titoli, la New Foundation veramente è andata a fondo. Da quando Sears ha perso il titolo da WLF che aveva conquistato 5 minuti prima, da quel momento la stessa New Foundation è caduta. Isma Nasa non è stato un ottimo capitano e non ha saputo sorreggere la nave, non ha saputo salvare la nave, l'equipaggio, dunque insomma un palaschettino in questo senso, no? Andrew Sears e Isma Nasa, che alla fine non ha, la cui collaborazione al momento rischia davvero di vacillare così troppo da far finire il sogno di Isma Nasa e di Andrew Sears. E secondo me Andrew Sears sbaglia quando, attenzione sopra lo schienamento qui di Sears, 1, 2, niente a fare, voleva addirittura schienare con un Northland Suplex.
Kratos, qui tanto butta giù Mr. P, ma c'è sempre Martin Joseph. Ma è subito braccio teso che fa volare all'esterno del ring Kratos. Esulta come un mai Andrew Sears. Però ragazzi, lo sappiamo bene che insomma questi sono tre, e non sono tre qualunque, specialmente Mr. P e Kratos. Magari Andrew Sears può battere singolarmente Mr. P e Martin Johnson, non so però con Kratos come andrà a finire tra due settimane. Ormai il match è stato annunciato due settimane fa, voluto anche dalla dirigenza, che in questo periodo si sta muovendo molto, non direttamente, però comunque sia si sta muovendo molto. Sappiamo che da una parte abbiamo Kratos come general manager, che è anche campione da WLF, quindi fa sicuramente i suoi interessi, e dall'altra parte abbiamo Crocs con il Crocs Order, con Alexander che fa parte del Crocs Order, e dunque sinceramente la vedo abbastanza, cioè è normale che la dirigenza, no, il consiglio di amministrazione si muove in questa direzione, perché altrimenti questi fanno il bello e il cattivo tempo. Diciamo che non abbiamo dei general manager equilibrati, ecco. Attenzione, intanto Just Fear di Andrew Sears, uno, mamma mia, uno e mezzo soltanto. E quindi Andrew Sears dice, com'è possibile, ha fatto più di un Ortelet Suplex, ma questo Kratos ragazzi è forte, eh. Quindi Andrew Sears deve stare molto molto cauto, molto attento, poi insomma non avere vicino uno come Isma Nasa, che ha lottato prima, sì, ma doveva fare soltanto la manager, è davvero qualcosa di scandaloso. Kratos è vero che lo ha irritato così tanto da farlo secondo me perdere la Trebisonda, perché Sears secondo me anche quella di WF Clash of Champions potrebbe perdere per questa sua autostima notevole esagerata, secondo me è pur sempre uno che ha debuttato 4-5 mesi fa. Attenzione, sbaglia tutto, Martin Johnson interviene, qui l'arbitro non chiama la squalifica, perché anche insomma, perché Kratos è il general manager, dovesse chiamare la squalifica rischierebbe davvero tanto. Intanto siamo un drop al volo però del campione WF, che ora va a dare il tag a Mr. P. Eh sì, ora Mr. P vorrà sicuramente vendicarsi, settimana scorsa nello Steel Cage, quando è stato sconfitto proprio da Andrew Sears, dall'eliminatore per eccellenza Andrew Sears, che però oggi dovrà eliminare ben tre avversari in un solo match, e non sarà sicuramente facile, anzi direi che la missione è insperata, è disperata e insperata secondo me. Uno, due, niente da fare, solo due, match prosegue, ma devo dire la verità che Andrew Sears forse ha fatto i conti senza l'oste, perché è chiaro, la New Wish sono in tre, questo match non lo possono perdere, i pronostici sono tutti con loro. Andrew Sears però vola crossbody, allora c'è lo schieramento, non ha tenuto giù bene però. Uno, due, infatti appena conto di uno e mezzo, ancora una volta Andrew Sears, e poi throw back non benissimo, qua fa la un po' diciamo esagerata la caduta a Mr. P, però l'ha evitata in parte, infatti riesce ad vincolarsi, a reagire. Sbaglia ancora Andrew Sears, sbaglia ancora, la mette sullo stile fisico con Mr. P, non è una buona idea, infatti Mr. P lo va a prendere, quindi Andrew Sears senza difese, power slam quasi alla Air Nemor, questa alla Slacon, penso che sia finita qui per Andrew Sears, infatti ci sono i tre German suplex Citizen, ragazzi, mamma mia, il match sta per terminare. Che legnate quelle di Mr. P. C'è lo schieramento anche. Uno, due, no, niente da fare, solo due. Prendere Sears è ridotto a minimi termini. Qua deve assolutamente intervenire Isma Nasa, anche contro il volere dello stesso Andrew Sears. Ma saremo a vedere. Tanto backdrop qui di Andrew Sears, che si dirigono bene. Ma attenzione, lo va a parare ancora, Nord Lex Urdex! Non lo tiene giù, ma va bene lo stesso. Andrew Sears deve essere veloce, lesto, scaltro. Si sta mettendo un po' troppo adesso. Rialza il suo avversario, ma lo va a prendere, Goribombo in arrivo, su Mr. P, una prova di potenza, e va a segno, con la sua Goribombo. Ma deve anche procedere allo schieramento, deve essere lesto qui. C'è lo schieramento adesso, attenzione, uno, due, e tre, no! Mr. P si divincola dalla minore mossa di Andrew Sears. Chiaro che non ha subito molto Mr. P, Andrew Sears appare abbastanza a fiacco. E qui sbaglia perché Kratos è lì, oh mio Dio, lo fa collassare, lo fa cadere all'esterno.
che legnata. Qua penso che il match sia tutto a favore della New Evolution. Entra Marty Johnson, che è freschissimo, ma anche l'anello debole secondo me della stable. E infatti Sears ne approfitta con questo running jumping neck breaker, questo spezzacollo in salto e rincorsa, e poi backbreaker. Deve colpire costantemente Andrew Sears se vuole battere questi tre. Poi esulta con un mai, lo va a prendere di nuovo Andrew Sears, andrà a segno forse con un suplex, vediamo. Eh sì, connesso perfettamente. Esulta con il pubblico, che però non pare molto preso, perché sa che questo match lo vinceranno quelli della New Evolution. Però jumping attack alle spalle, bella mossa quella di Sears, la spalla mette all'angolo. Martin Johnson ridotto a minimi termini, ancora backbreaker, ancora sulla schiena Andrew Sears. Sta buttando bene Andrew Sears, però di nuovo dal paletto. Qui sbaglia secondo me Andrew Sears andare dal paletto. E invece no! Fermo splash dritto sulla schiena con Martin Johnson che si sta rialzando probabilmente. Ma Sears se ne frega di tutto e poi va a segno con la Fairmouser, la sua Fairmouser modificata. Bella mossa questa. Andrew Sears deve essere destro, adesso deve chiudere il match, non è che non si dica, forse con la spear, no, c'è collisione. Di nuovo invece la stavolta Polishammer di Andrew Sears, che se lo carica, ma Martin Johnson ora si è stufato. Lungo alle spalle e poi segue questa dritti alle spalle. Uno, due, no, solo due, c'è kickato Andrew Sears, che però ha ridotto malissimo, ragazzi. Le ha subite sia da Kratos che da Mr. Pace e da Martin Johnson, ma era inevitabile un proseguo del match del genere. Attenzione, finalmente German Suplex. No, Martin Johnson è molto più fresco e qui lo dimostra. Qui la stanchezza la fa da padrona. Ci riprova ora. Stavolta si va a segno con il German Suplex, ma devo dire che è molto fiacco Andrew Sears, che cerca di volere l'apporto del pubblico, di ricevere l'apporto del pubblico, che però non c'è. Probabilmente sa, il pubblico forse non è preso molto la guerra. Tanto qui va vuoto Sears, non ho capito cosa volesse fare, e ne approfitta Martin Johnson. Step Suplex. Ora penso che siamo pronti, penso alla chiusura del match. Entra Mr. P, e guarda il Kratos, dice fate voi, tanto Andrew Sears è finito. Ci stanno giocherellando, qui penso che il match sia veramente al termine. Vediamo se Mr. P va a dare il tag a Kratos, e invece no, prova Mr. P. Kratos vuole che Sears venga deriso, venga schienato dai suoi discepoli. Mamma mia, l'Evolution Splash, e la fine qua del match. 1, 2 e 3, Kratos, Martin Johnson, Mr. P, insomma la New Evolution sono i vincitori del match, come dice la grafica. D'altronde non potevamo aspettarci un finale del genere, ma Isma Nasa neanche l'ombra. Staremo a vedere cosa accadrà anche, no, del rapporto tra Isma Nasa e Andrew Sears in queste settimane. Non lo so, spero che si riconcilino i due, perché Andrew Sears non mi è parso affatto felice di vederlo, ma abbastanza duro anche nei suoi modi, no? Comunque sia un ex campione di coppia come Isma Nasa, insomma i due hanno collaborato per un paio di mesetti, no? Con risultati strepitosi. Invece qui l'Evolution Splash ha spento le luci a Andrew Sears con questa immagine di vittoria da parte della New Evolution. È veramente tutto, l'appuntamento ragazzi è la prossima, ciao.